Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. È Gesù Bambino che da questo santuario di Arenzano, in provincia di Genova, vi dà il benvenuto. A voi fedeli, ci uniamo spiritualmente a tutte le persone che si uniscono alla nostra preghiera da casa grazie al servizio di Canale 5. Vi invito tutti a non assistere a questa Santa Messa, ma a concelebrarla insieme. E allora con questi sentimenti nel cuore ci stringiamo all'altare di Gesù, iniziando con un gesto necessario, chiediamo la sua misericordia sopra i nostri peccati. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la Tua misericordia. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Il tuo aiuto, Signore Dio nostro, ci renda sempre lieti nel tuo servizio, perché solo nella dedizione a te, fonte di ogni bene, possiamo avere felicità piena e duratura. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dal libro del profeta Malachia. Ecco, sta per venire il giorno rovente come un forno. Allora tutti i superbi e tutti coloro che commettono ingiustizia saranno come paglia. Quel giorno, venendo, li brucerà, dice il Signore degli eserciti, fino a non lasciar loro né radice né germoglio. Per voi che avete timore del mio nome, sorgerà con raggi benefici il sole di giustizia. Parola di Dio. Cantate inni al Signore con la cetra e al suono di strumenti a corde, con le trombe e al suono del corno, acclamate davanti al Re, il Signore. Risuoni il mare e quanto racchiude, il mondo e i suoi abitanti. I fiumi battono le mani, esultino insieme le montagne, davanti al Signore che viene a giudicare la terra. Giudicherà il mondo con giustizia e i popoli con rettitudine. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Fratelli, sapete in che modo dovete prenderci a modello. Noi, infatti, non siamo rimasti oziosi in mezzo a voi, né abbiamo mangiato gratuitamente il pane di alcuno, ma abbiamo lavorato duramente, notte e giorno, per non essere di peso ad alcuno di voi. Non che non ne avessimo diritto, ma per darci a voi come modello da imitare. E infatti, quando eravamo presso di voi, vi abbiamo sempre dato questa regola: chi non vuole lavorare, neppure mangi. Sentiamo infatti che alcuni fra voi vivono una vita disordinata, senza fare nulla e sempre in agitazione. A questi tali, esortandoli nel Signore Gesù Cristo, ordiniamo di guadagnarsi il pane lavorando con tranquillità. Parola di Dio. Risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre alcuni parlavano del Tempio che era ornato di belle pietre e di doni votivi, Gesù disse: «Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta.
gli domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno queste cose e quale sarà il segno quando esse staranno per accadere?» Rispose: «Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome dicendo: sono io, e il tempo è vicino. Non andate dietro a loro. Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine». Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze. Vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo. Ma prima di tutto questo, metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa. Io vi darò parole e sapienza, così che tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere. Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita». Parola del Signore. Perché questo Vangelo così preoccupante, spaventoso a tratti, e perché proprio oggi ci stiamo avvicinando all'Avvento, che per noi è l'inizio dell'anno liturgico. Sappiamo che l'anno liturgico non coincide con l'inizio dell'anno civile, ma con quell'evento, l'Avvento, che ci prepara al Natale. E quindi queste sono le ultime settimane dell'anno liturgico, che concluderanno poi domenica prossima con la festa di Cristo Re. Quindi si parla della fine. Ecco perché questo Vangelo apocalittico. Che cosa succede? Gesù ammira con i suoi discepoli, o meglio, i suoi discepoli ammirano la bellezza del Tempio e si lasciano scappare proprio delle espressioni di stupore. E Gesù, anziché assecondarli, fa loro presente che non resterà neanche una pietra su pietra di quella meraviglia. Sono parole che veramente scombussolano, perché quante sono oggi le meraviglie del mondo? Se ne contano 7, si dice. Ai tempi di Gesù, tra queste meraviglie, se ne contavano di più, 9, soprattutto gli ebrei avevano inserito il Tempio di Gerusalemme, che effettivamente era un'opera incredibile. Ora, tanto per capirci, ma quella spianata era enorme, come ci vogliono 10 campi di calcio per arrivare a quell'estensione. Ma non solo, ma il Tempio nella sua struttura era alto più di 3 piramidi. Questi colonnati con file di colonne bellissime, con capitelli alti 180 centimetri, e a file di decine, era da meraviglia, di equilibrio, di architettura, ma soprattutto era l'orgoglio di quel popolo che aveva cominciato prima di Cristo a costruirlo. Ci aveva messo degli anni e si erano impegnati, addirittura si contano 100.000 persone, ma non persone chiunque, sacerdoti addestrati a fare i muratori, per questa opera doveva nascere già sacra. E per Israele era il fondamento, la stabilità della propria fede, la certezza della presenza di Dio in mezzo al proprio popolo. Quindi questa lunga premessa l'ho fatta per capire che quando Gesù dice, di fronte a un tempio che è ancora meraviglioso, che non rimarrà neanche una pietra su pietra, beh, insomma, nessuno se lo augurava. Quindi veramente un momento destabilizzante per la fede, non per l'architettura, per la fede di chi lo ascoltava. Ma in realtà l'ebreo, tanto per incorniciare bene questo Vangelo,
sapeva che ci sarebbe stata la fine. Anzi, c'è tutta una letteratura apocalittica che parlava di questa fine. Il problema era sapere quando, ma sicuramente ci sarebbe stata. Infatti a Gesù fanno una domanda: come faremo a capirlo? Ci saranno dei segni prima per capire che ci siamo? Ebbene, questo Vangelo, che sembra essere così lontano perché fa riferimento ad una struttura storica che per noi non ha così significato, per noi il Tempio di Gerusalemme, il fatto che poi sia stato distrutto, insomma, bene, ne abbiamo preso conoscenza, ma cosa ci cambia nella nostra fede? È un messaggio molto forte, perché il problema non è che ci sarà la fine, ma chi ci salverà nella fine. Allora, questo Vangelo non fa paura, tutt'altro, ci toglie dalle paure, perché dice: non lasciatevi ingannare, non andate dietro a loro, a chi dice sono io il Messia, eccetera. Non vi terrorizzate, non preparate prima la vostra difesa. Quindi è veramente un messaggio molto paterno di Gesù. Sono le parole che ogni padre, ogni madre dice al proprio figlio: non ti fidare, non andare dietro agli altri. Sono proprio raccomandazioni di chi vuole il bene dei propri cari. Quindi in mezzo a tutto questo c'è proprio questa protezione, questa garanzia di Gesù, cosa che nella letteratura apocalittica non c'era. Non solo, ma Gesù ci fa capire che non si sta parlando della fine, ma del fine, dello scopo di tutto questo. Cioè, ogni fallimento, ogni crollo, in realtà ci aiuta a fare verità. Ci fa capire se una cosa era vera o no, se era veramente eterna o no, se sembrava quello che sembrava essere, se è veramente quello che sembrava essere. Un amore, un'amicizia, solo dopo aver attraversato delle prove, solo dopo aver attraversato il perdono, si sa che sono veri. Non quelle situazioni, no, che va tutto bene, sempre bene. Impossibile, non esiste. Quindi è nella fine che si vede veramente che cosa resta, che cosa dura. E ancor più, ancora oggi, in cui siamo abituati a vedere delle cose che durano lo spazio temporale di 15 secondi. Quante cose oggi finiscono e si consumano in un attimo, in questo mondo digitale, per esempio. Bene, da giovani, ventenni, ci piacciono queste cose veloci, emozionanti, ma arriva per tutti nella vita un momento, a 50 anni, chi prima, chi dopo, in cui ci domandiamo: ma veramente che cosa resta, che cosa dura? Abbiamo visto passare e finire tante cose, ma che cosa resta? Su che cosa posso fare veramente affidamento? Allora il messaggio è questo: se addirittura l'ebreo non doveva fare affidamento su quella meravigliosa opera che era il Tempio, ancor più noi non dobbiamo fare affidamento su quello che noi abbiamo anche costruito in una vita, voglio dire, quanti sacrifici per avere una casa che per noi è un grosso punto di riferimento, di stabilità. E quanta fatica per avere una famiglia e tenerla bene. Eppure tutto questo finirà, ma non andrà perso. Il nostro punto di riferimento, la nostra verità, l'unica cosa vera che resterà, che cos'è? È Cristo. E ci dice in questo Vangelo, che sembrava essere spaventoso da come è cominciato, da come si è sviluppato, si conclude dicendo: nemmeno un capello del tuo capo andrà perduto. Questo ci dà serenità. E allora l'Apocalisse, veramente, noi adesso siamo abituati, no, anche a leggere libri che parlano di fine, dei film apocalittici dove tutto viene distrutto, eccetera. In realtà l'Apocalisse cristiana non è distruzione, ma è svelamento, apocalypso, è allontanare quello che ci vela, che ci impedisce di vedere la verità, quello che ci tiene coperto il volto di Cristo.
Allora l'Apocalisse cristiana è quello che toglie ogni impedimento, ogni ostacolo che c'è tra noi e la verità, tra noi e la vita, quella eterna. Quella è l'Apocalisse cristiana. Via tutto e finalmente vediamo quello che da sempre nella nostra vita abbiamo desiderato ed anelato. San Paolo ce lo diceva, no? Ha sempre detto che noi adesso vediamo la realtà in modo confuso, ma poi lo vedremo così come egli è veramente. C'è una differenza enorme tra chi non ha il dono della fede, di fronte alle domande di senso gli rimane in mano qualcosa di enigmatico, qualcosa di cui non si può cogliere tutto il significato fino in fondo. In realtà noi viviamo il mistero, che è una cosa completamente diversa, perché un pezzetto alla volta noi lo possiamo cogliere, capire. Ecco il cammino cristiano, quello di capire, di apprezzare, amare sempre di più il mistero della vita che ci viene passo passo svelata, pian piano rivelata, spiegata, e non rimaniamo senza senso. Bene, impariamo non solo ad iniziare le cose, quante cose nella vita noi iniziamo e poi le lasciamo a metà, impariamo a finirle bene. È l'opera che dobbiamo concludere nel modo migliore possibile per noi, non è il Tempio come è stato per gli ebrei storicamente, ma è veramente la salvezza della nostra anima. E chiediamo al Signore che cosa è vero nella nostra fede, perché vogliamo relazioni vere, famiglie vere, amicizie vere, una fede vera che superi ogni apocalisse, ogni prova. Oggi di prove ne abbiamo tante, non è quella del Tempio, nazione contro nazione lo sperimentiamo purtroppo quotidianamente, quante brutte notizie ci arrivano, ci destabilizzano, ci scoraggiano, ci spaventano, ci preoccupano. Affidiamo tutto al Signore, Lui che è la nostra verità, e di fronte a qualsiasi prova sappiamo che Lui regge sempre, anzi, è la nostra ancora a cui aggrapparci. Sia lodato Gesù Cristo. Ci alziamo in piedi e rinnoviamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà per giudicare i vivi e i morti. Il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la resurrezione dei morti, vita del mondo che verrà. Amen. Pieni di fiducia, rivolgiamoci, fratelli e sorelle, a Dio, nostro Padre, affinché la Chiesa e l'umanità siano pronte alla venuta del Signore. Preghiamo insieme e diciamo: Padre Santo, rafforza la nostra speranza. Padre Santo, rafforza la nostra speranza.
Per il Papa e i Vescovi, perché attraverso l'opera dei presbiteri e dei diaconi infondano speranza e fiducia in Dio nelle persone che vivono nella povertà. Noi ti preghiamo. Per quanti hanno responsabilità civili e sociali, perché la giornata mondiale dei poveri li faccia maturare nella consapevolezza di dover attuare iniziative efficaci e tempestive per alleviare le sofferenze di coloro che si trovano nel bisogno. Noi ti preghiamo. Padre Santo, rafforza la nostra speranza. Per coloro che soffrono a causa della guerra e della povertà, perché nella vicinanza e nella generosità dei cristiani sentano di essere i prediletti del cuore del Signore. Noi ti preghiamo. Padre Santo, rafforza la nostra speranza. Per la nostra comunità, perché metta sempre al centro di ogni azione pastorale l'attenzione e l'amore per gli anziani, i malati, i disabili, gli emarginati, i poveri, i perseguitati e gli immigrati. Noi ti preghiamo. Padre Santo, rafforza la nostra speranza. O Padre, assisti il tuo popolo e conducilo alla meta del suo pellegrinaggio terreno, Gesù Cristo nostro Signore, e gli vive regna nei secoli dei secoli. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. L'offerta che ti presentiamo, Signore, ci ottenga la grazia di servirti fedelmente e ci prepari il frutto di un'eternità beata per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto benedirti e renderti grazie, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto, nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, unite agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce l'inno della tua gloria. Grazie.
veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore, riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Marco, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che, in pace con te, hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen.
guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vive e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma sia soltanto una parola di Dio, preghiamo. Nutriti da questo sacramento, ti preghiamo umilmente, o Padre, la celebrazione che il tuo Figlio ha comandato di fare in sua memoria ci faccia crescere nell'amore per Cristo nostro Signore.
come ogni giorno, ci rivolgiamo a Gesù, affidiamo a Lui tutte le nostre intenzioni, tutte le intenzioni dei bisognosi, recitando insieme la preghiera a Gesù Bambino. O Santo Bambino Gesù, che diffondi le Tue grazie su chi Ti invoca, volgi i Tuoi occhi a noi, prostrati innanzi alla Tua santa immagine, e ascolta la nostra preghiera. Ti raccomandiamo tanti poveri bisognosi che confidano nel Tuo divin cuore. Stendi su di essi la Tua mano onnipotente e soccorri alle loro necessità. Stendila sui bambini per proteggerli, sugli infermi per custodirne l'unità e l'amore, sugli infermi per guarirli e santificarne le pene, sugli afflitti per consolarli, sui peccatori per trarli alla luce della Tua grazia, su quanti, stretti dal dolore e dalla miseria, invocano fiduciosi il Tuo amoroso aiuto. Stendila ancora su di noi per benedirci. Concedi, o piccolo Re, i tesori della Tua misericordia e della Tua pace al mondo intero, e conservaci ora e sempre nella grazia del Tuo amore. Amen. Inchinatevi per la benedizione solenne. Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi custodisca. Faccia risplendere su di voi il Suo volto e vi faccia grazia. Rivolga a voi il Suo volto e vi conceda la Sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.